Ha colpito ancora la Sicilia, straripato il fiume a Mazara del Vallo, a Palermo intanto i funerali del pediatra morto nel Corleonese. Luce Abbasso. 30 imbarcazioni affondate, altre hanno rotto gli ormeggi e sono state trascinate nel porto canale di Mazara del Vallo, dove è esondato il fiume Mazzaro, ingrossato dalla pioggia battente. 80 mm caduti soltanto nella notte che hanno messo in ginocchio la cittadina nel Trapanese con la flotta dei pescherecci più importante del Mediterraneo. Il corso d'acqua attraversando il centro abitato ha messo in pericolo le abitazioni che si affacciano sul Mazzaro. La gente è salita nei piani alti delle loro case e sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. 7 famiglie sono state sfollate e trasferite in un hotel, danneggiato anche uno dei depuratori. Mi sono svegliata alle 6, sentivo il rumore e mi sono affacciata e ho visto che il fiume stava salendo. Il Porto Nuovo, invaso dai detriti, è stato momentaneamente chiuso alla navigazione. È stato costituito un centro operativo comunale per fronteggiare l'emergenza. Per il sindaco Nicola Cristalli tutto ciò poteva essere evitato. Disagio anche a Castelvetrano e intanto a Palermo lacrime e commozione nella chiesa Mater Ecclesia ai funerali di Giuseppe Liotta, il pediatra travolto dal fango mentre andava a lavorare all'ospedale di Corleone.